sala stampa dunque con Claudio Morelli, allenatore della Vigor Lamezia. Mister, un primo tempo stradominato, poteva come minimo essere chiuso per 3-0. Poi una ripresa con 15 minuti, un po' di rilassamento mentale, c'è stato il pareggio, poi avete ripreso di nuovo, insomma, a mettere le cose a posto. Sì, abbiamo aggredito la partita come volevamo. Siamo stati padroni del campo il primo tempo, dove abbiamo creato tantissime palle gol, però purtroppo il calcio insegna che se non fai gol e non chiudi le partite, qualsiasi episodio ti può condannare. Oggi, come hai detto bene tu, quei 15 minuti dove avevamo perso un po' le distanze, abbiamo subito delle ripartenze loro e poi abbiamo subito, diciamo, il gol in una delle occasioni che hanno creato loro il secondo tempo, perché non credo che chissà che cosa abbiano fatto, però ti ripeto di nuovo, se non chiudi le partite, se non sei cattivo sotto porta quando devi concludere, oltre alla sfortuna, perché alcuni interventi il portiere loro è stato veramente, devo fargli i complimenti, è stato veramente determinante, e in altre, come anche in alcune circostanze, sia il secondo tempo con Russo, con Gullo, con Piccirillo, siamo arrivati a tu per tu con il portiere per 3-4 volte nel secondo tempo e non l'abbiamo chiusa. Questo dobbiamo assolutamente migliorarla. Sì, perché magari giustamente legge anche sfortuna, cattiveria sotto porta, magari forse la squadra si è resa conto di avere in mano la partita, no? Anche se era solo 1-0, e forse ha pensato nella testa, beh, questa la vinciamo, insomma. A volte accadono queste cose. Sì, possono succedere, così come succede il fatto che devi stare sempre sul pezzo, nel senso, non puoi permetterti di poter rallentare un attimo, perché la nostra corsa che abbiamo intrapreso da dicembre ci obbliga a non poterci assolutamente fermare neanche quei 10 minuti, quindi non è facile, ripeto, io parlo sempre con i ragazzi, loro sanno l'importanza, sanno questo periodo, questo crocevia, che oggi era una delle partite principali di questo crocevia che andiamo adesso ad affrontare con il derby di domenica, con le successive, chiuderemo il mese di marzo dove dovremmo essere capaci di rimanere lì in alto. Siamo con mister Pacino, Marina di Schiavone, che si ferma dopo una serie utile di risultati, però si è fermata contro la Vigor Lamezia, ma in una partita che lei ha fatto soffrire la Vigor Lamezia. Primo tempo però nella ripresa, insomma, la sua squadra ha avuto un approccio molto diverso, ha veramente messo in crisi la Vigor Lamezia. Ma noi sapevamo che oggi giocavamo contro una delle formazioni più forti del campionato, quindi dovevamo giocarcela a viso aperto, perché altrimenti se giochi contro queste squadre e ti vai a difendere, prima o poi subisci la loro forza. Quindi siamo venuti qua senza avere niente da perdere, ci eravamo riusciti fino a un certo punto, poi purtroppo quando è una squadra giovane in questo modo, oggi abbiamo vinto con quasi, se non sbaglio, erano 5-2001 in campo, quindi sono contento per questo, perché alla fine stanno giocando i ragazzi, però una disattenzione abbiamo avuto e ci hanno fatto 2-1, però penso che senza niente togliere alla mezza ha fatto una grossissima partita, alla fine se andiamo a vedere ai punti ha meritato di vincere. Certo, buona anche la sua interpretazione, cioè quella di fare stare la difesa molto alta, quindi infatti sono stati molti fuori gioco. Sì, no, ripeto, se noi ci abbassavamo troppo, prima o poi con gente come Piccirillo, come Corigliano, Mercuri, che non si scoprono sicuramente oggi, ci avrebbero messo tantissime difficoltà. Tenendo le alti dovevamo andare uomo su uomo, quindi è stato in questo modo. Se andiamo a vedere, al primo tempo ci eravamo riusciti abbastanza bene, poi su un cross svirgolato dal terzino della Mezia ha trovato questo oro gol il difensore centrale, e quindi là si è sbloccata la partita. Però noi sapevamo che dovevamo soffrire tanto e eravamo riusciti a fronteggiare al meglio la Vigor. Poi nel secondo tempo la forza di questi ragazzi è uscita fuori, abbiamo raggiunto il pareggio, abbiamo avuto altre due occasioni per poter realizzare, però purtroppo sempre l'ultimo passaggio ci sta mancando. Poi alla fine è uscito fuori la Vigor, che ha avuto voglia di vincere la partita ed è finita 2-1.